La presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni oggi pomeriggio a Pescara per presentare al porto turistico Padiglione Becci il suo libro Io sono Giorgia. Oltre agli esponenti politici, in primis il presidente Marsilio del suo stesso partito, anche simpatizzanti che hanno avuto modo di ascoltare Meloni intervistata da Nicola Rao e poi gli immancabili libri autografati. Per rompere il ghiaccio, una domanda che le avranno fatto mille volte: chi è Giorgia? Una patriota, una persona che ama questa nazione, che vuole vederla credere in se stessa, che vuole vederla crescere, che vuole difenderne gli interessi rispetto a una classe politica che spesso non è stata capace di difenderne gli interessi. Pure in un sistema chiaramente di alleanza, di organismi sovranazionali, una persona che ha come primo obiettivo della sua vita quella di lasciare questa nazione in condizioni migliori rispetto a quelle in cui l'ha trovata. Ieri il presidente Marsilio, che abbiamo qui, si è lamentato perché ha detto da l'UE arrivano pochi fondi, tra l'altro c'era anche lei, mi sembra. Beh, dall'UE arrivano pochi fondi, arrivano in tempi troppo lunghi, arrivano comunque con delle condizionalità che sono dal mio punto di vista troppo elevate, arrivano con anche un tema legato alle cosiddette risorse proprie con le quali l'Unione Europea dovrebbe garantire questi soldi, che rischiano di essere prese dalle stesse aziende che quelle risorse dovrebbero salvare. Quindi voglio dire, io non sono ottimista come i cosiddetti europeisti, anche se mi considero una europeista anch'io, semplicemente credo in un'Europa diversa. Qualche passo in avanti è stato fatto, ma sicuramente siamo molto indietro rispetto all'idea che noi abbiamo di un'Europa che sia finalmente un gigante politico e un nano burocratico. Meloni ha polemizzato poi sulle nomine Rai che escludono Fratelli d'Italia, è tornata sul no al Green Pass alla francese e sulle prossime elezioni comunali anche in Abruzzo. Proprio l'ultima, Fratelli d'Italia, come si comporterà? Ma guarda, le prossime elezioni in Abruzzo stiamo lavorando per individuare chiaramente in tutte le città che vanno al voto candidati competitivi, lavoriamo per vincere, mi pare che i risultati anche della giunta Marsilio e quindi di Fratelli d'Italia siano risultati parecchio incoraggianti. Io sono estremamente fiera del lavoro del governatore Marsilio, che su questa regione, piuttosto che spendere le risorse per comprare consenso, come spesso piace fare alle forze politiche, decide di investire su progetti di medio-lungo termine che però possono liberare questa regione dal suo storico isolamento, per cui tutto il tema delle infrastrutture. Sono fiera di un governatore che ha che si è rifiutato di fare tutti i giorni le dirette Facebook durante la pandemia, neanche si fosse, voglio dire, dei fenomeni televisivi, perché stava lavorando. I politici sono tutti uguali, i politici sono tutti ladri, sono stupidaggini, e qui varrebbe a dire che gli italiani sono tutti ladri, invece i politici, come gli italiani, persone, cattive persone.